Un incontro positivo, che giudico favorevolmente positivo, una chiacchierata e un confronto e anche una comunicazione che la Regione insieme al Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia ha voluto consegnare alle parti sociali e datoriali sull'accordo relativo al mobile imbottito. Parliamo di 60 milioni di euro con 21 milioni di euro a carico della Regione Basilicata, rivolto prevalentemente al consolidamento e alla ripresa e al recupero di aziende del mobile imbottito impegnate in quel settore strategico per tanti anni in Basilicata e nel mondo, e anche rivolto ad altre aziende che vogliono investire in Basilicata. I comuni sono perimetrati e sono Montescaglioso, Matera, Ferrandina e Pisticci, e io penso che nelle prossime ore, a partire da lunedì prossimo, il tavolo tecnico lavorerà per maggiormente mettere a punto la parte più istruttoria, la declinazione dell'accordo, che ricordo essere di 101 milioni di euro, in modo da dare in un tempo possibilmente il più breve risposta e ricaduta territoriale e regionale. Io saluto con favore questa data e questa giornata, che segna un'accelerazione nell'ultimo anno di attività politico-amministrativa della Regione Basilicata, e che consegna un virtuosismo per le sinergie interistituzionali e non solo, anche con le parti sociali e datoriali, e anche una speranza e una opportunità a chi del mobile imbottito ha fatto nel mondo, partendo dalla Basilicata, un valore aggiunto. Un'ultima questione, voglio sottolinearla: lunedì, ma a margine, a latere dell'incontro del tavolo tecnico sul mobile imbottito, vi sarà l'incontro sempre al MISE per la Natuzzi. Ovviamente sono due percorsi distinti e separati, sui quali dovremo, sul primo, accelerarne le procedure, sul secondo approfondirne le ragioni di una crisi in cui sostanzialmente verserebbe la Natuzzi, alla quale ci chiama, diciamo, la Natuzzi, e capirne esattamente le motivazioni e anche le possibilità e le opportunità per uscirne.